Ciao a tutti, vi mostro un'altra cosa che potreste trovare curiosa qui a San Pietroburgo. Vedete, dietro di me ci sono negozi, e anche di fianco a me sempre negozi. Fin qui non c'è niente di strano, lo so. Qui vedete, ci sono ristoranti e qualche negozio. E dietro di me vedete questi cartelli, no? Sembrano pubblicità. Però noi proviamo ad andare qui vicino. Ora vi mostro dove sto andando. Vedete, ci sono delle scale e una porticina. Voi andreste? E beh, bisogna andare, ecco vi. Chi non esplora non impara mai nulla. Vi mostro una cosa veramente paurosa. Tutto stretto qui. Apriamo la porta. E cosa c'è qui dentro? Qui dentro sono tutti negozietti. Adesso io passo cercando di non dare troppo nell'occhio. Allora, c'è un negozio di prodotti da cucina, di vestiti, guardate c'è anche la bandiera finlandese, sono prodotti finlandesi, che sono vestiti, cose per la casa, giocattoli, negozio di fotografie, questo è un negozio di biciclette, dopo cosa abbiamo? Tutte qui, forbicine, eccetera, ancora tantissimi vestiti. Purtroppo la lente si è un po' appannata, non so se cerco di far così, forse si vedrà un po' meglio adesso. Qua scarpe. Vabbè, e cos'è il senso di questo? Quando io ho visto tutti questi negozi la prima volta e anche per un po' di tempo ho pensato che fossero cose un po' tipo un mercatino illegale, eccetera, perché è tutto così piccolo, così nascosto, così difficile da trovare, veramente un labirinto. Si passa qui tra i negozi, su un corridoio stretto. E non so quale sia lo stato legale di questa cosa, però questi negozi sono molto noti. Ho comprato prima un adattatore che mi serviva per il tubo della lavatrice, mi hanno fatto lo scontrino e chi mi ha detto di venire qui è stato proprio l'inserviente di un negozio diciamo grande, e chi mi ha nominato questo negozio, l'ho chiamato per numero, mi ha detto negozio numero 200, adesso non mi ricordo cosa, che non so neanche dove vedere questo numero tra l'altro. Vedete, qua c'è un negozio di telefonia. E qua veramente si trova di tutto. Qui sono quelli che riparano le chiavi o altre cose. Questo è un negozio di cose di pesca dietro di me. Il cane da pesca. Tutti strumenti per la pesca. Qui di automobili. E di tutto. Ho fatto tutto questo lunghissimo corridoio, ve lo mostro l'ultima volta, vabbè era tutto tortuoso, c'è un'altra porticina che si apre e si esce, ci sono ancora scale, vedete dietro di me sempre i soliti cartelli, aspettate, faccio una panoramica in modo che si veda un po' di più. Vedete, c'è la banca, poi la banca, proprio sotto di fianco alla banca c'è ancora il buco delle scale, adesso ormai non si vede tanto. Sono andato lì sotto, qua fuori, in pratica dove vedete tutti questi cartelli a San Pietroburgo, sapete che non è semplicemente pubblicità, ma sono proprio insegne di negozi che bisogna andare a cercare sottoterra. E su tanti tanti palazzi,
sotto c'è tutto un corridoio di negozietti così piccolissimi. Ecco, questo era per l'angolo culturale di San Pietroburgo. Vi saluto, ciao ciao.